Ma ciao! Ma ciao! Ciao! Ciao bei bambini! Questo è Electric Boo! Vi chiederete perché sono ben vestito oggi, semplicemente ho avuto una cresima e oggi registrerò ben due video così, con questo outfit vagamente elegante. Quindi iniziamo con... Design Review, tanto per memare qualcosa, ma la nostra sigla invece è Design Discutibili Visti Insieme, perché la vita è bella. Per chi di voi fosse nuovo, noi a Design Discutibili non facciamo altro che vedere un po' di immagini trovate nel web o nell'internet, come dite voi giovani, per sottolineare la follia e l'errore, la capacità di sbagliare umana che a volte raggiunge livelli inconcepibili. Inizierei quindi subito dalla prima, che non è altro che... Frank, me la metti qui per favore, grazie. Non è altro che un grafico a torta in scala di grigi. Sarà proprio facile leggere questo grafico. E poi vedete, è diviso in un sacco di parti dal lato sinistro. Adesso voglio che uno di voi mi dica qual è la parte che dice NSP Pack. Quale sarà? Non lo so. Avanti, il prossimo! Ma per tutti voi che, come me, hanno bambini piccoli e li devono portare dal dentista, perché non portarli al mitico e così famoso, Frank, mettimi l'immagine, Pedo Planet, che non ha un nome affatto ambiguo, che non ha un nome che sottointende niente. Cosa dici, Frank? Cosa vuol dire pedo? Pedo Planet? Ah, mi sa che è meglio se non portate qui i vostri figli. Un piccolo consiglio, da parte del vostro caro di quartiere, almeno. Andiamo a vedere una micro categoria, perché ho trovato solo due immagini così, però mi hanno fatto molto ridere, perché non è un errore di grafica, ma semplicemente di posizionamento, possiamo dire. In questo caso non so quale sia stato il nome originale della ditta che era stampato sul lato del furgone, ma il caso, crudele caso, ha voluto che quando tu apri il portellone scorrevole del furgone, beh, la tua ditta cambi nome in questo. Ho trovato così un altro caso simile, sempre con un furgone con la porta scorrevole. Sembrano essere piuttosto sfortunati questi utilizzatori di furgoni. Mia mamma mi diceva sempre: perché da grande non diventi un utilizzatore di furgone? Ma questa è un'altra storia. Ma in questo caso, Frank, mettimi la foto, otteniamo, scorrendo il portellone del furgone, rape, che vuol dire stupro. Coincidenze? Forse uno scherzo geniale? Non lo scopriremo mai. Frank, intanto mettimi la prossima immagine, grazie. Beh, qui dovremmo zoomare giusto un po', perché su questo... Che cos'è? Un camper? Un pullman? Ah no, trasporta il sangue, ok. È un furgone che trasporta il sangue, in cui vi è scritto: uno su tre di noi avrà bisogno di sangue durante le nostre vite. Solo uno su tre. Non so se voi lo sapete, ma due persone su tre non hanno bisogno di sangue nella vita. Che poi noi abbiamo sempre il sangue. Aspetta, sono confuso. Io adesso non so di che paese o città sia questa immagine, ma vi dico che voglio assolutamente andarci per incontrare i suoi abitanti, che sembrano essere così, degli esseri dalle gambe lunghissime, dal corpicino assente, cioè le gambe partono dal petto o dal collo addirittura, e quasi che vorrei accoppiarmi con una femmina di questa specie per vedere cosa esce fuori. Interessante come esperimento, vero? La scienza prima di tutto! Tra le volte scorse abbiamo incontrato quei casi speciali in cui nei punti panoramici ci sono quei cannocchialoni in cui metti un euro o non so quanto e vedi il panorama. Ma erano mal posizionati, come in questo caso. Frank, mettimi la foto, grazie. Questo è il peggior caso che abbiamo visto fino adesso, non so se siete d'accordo, ma questo guarda direttamente un'insegna. Ma forse in realtà non è un cannocchiale per vedere da lontano, ma forse un microscopio per vedere da vicino, e vuole che tu analizzi la composizione dell'insegna. Coincidenze o una scelta geniale e azzeccata? Con la prossima immagine penso di aver trovato l'immagine per eccellenza che raffigura e rappresenta l'ansia. In generale, l'ansia è il magone, il male proprio. Frank, mettimi l'immagine, abbiamo qui un esempio di scale che finiscono in nulla. Cristo. Ma finiscono in un termosifone. Puoi andare in fondo alle scale per scaldarti, almeno metteteci una sedia, così c'è un motivo per scendere e mettersi seduto vicino al termosifone. Molto spesso invece ci troviamo in situazioni, nei negozi di vestiario almeno, in cui è difficile estrarre l'indumento che vogliamo comprare. Non dite che non è vero, almeno a me è successo. E così è successo anche a questo povero uomo. Possiamo vedere la sua odissea, che va qui, dice: oh, c'è una borsa, la prendo per mia moglie. Aspetta, la tiro fuori, ci provo, però aspetta, c'è sto cartello davanti che non me la fa tirar fuori, ma forse se provo a fare il giro da questo lato, e attenzione, no, non va, non va. Nessuno
nessuno comprerà mai più quelle borse, erano lì soltanto per esibizione. Esposizione? Che esibizione? Mica stanno facendo una performance. Eppeo non sa parlare, Eppeo non sa parlare. Dopo tanti episodi di design discutibili, invece abbiamo troppe volte, fin troppe volte, trovato quelle soluzioni nei bagni che permettono alla porta di aprirsi, e ne ho trovato un altro, solo per voi bambini, pensa un po'. Come potete vedere, qui la porta si apre e si chiude soltanto grazie a quel buco. In realtà non è così evidente come gli altri casi, ma mi sembrava simpatico segnalarlo come ho fatto fino ad ora, ok? Perché sono tra i miei preferiti. Se invece per voi la privacy è un optional, che poi aspettate, seguite il mio ragionamento, no? Ma se tu vai in un cesso, no? Pubblico, fai la pupù o la pipì, che te ne frega se ti vedono le parti intime, l'importante è che non la colleghino al tuo viso, così che dicono, ah, quello è il pipino di Peo, o quello è il culetto di Franca. No, non importa, no? E in qualche posto finalmente l'hanno capito, no? Guardate qui, l'importante è che copri il viso, poi se il sotto non lo copri, chi se ne frega? Che ne sa la gente che quello è il tuo pipo o la tua pipa? Anzi, fareste un bene alla comunità. Tu pensa se entra un bell'uomo come me, che si abbassa il pantalone, fa vedere le coscione da paura, di marmo, mi fanno un male cane perché ho fatto crossfit recentemente, sto morendo in realtà, e la gente almeno può ammirare, no? Non scoprirà mai di chi è, però. Attenzione! Sempre tra le preferite vostre, più che altro, perché almeno è quello che capisco dai commenti, abbiamo l'angolo dell'insensibilità verso i portatori di handicap. In particolare, fin troppe volte troviamo immagini che sottolineano la mancanza di sensibilità nei confronti dei non vedenti, i ciechi. Come in questo caso in cui qui abbiamo scritto camerino femminile, ma c'è scritto anche in braille. Il braille si dovrebbe sentire al tatto. Questo è stato stampato, probabilmente a casa, da un deficiente. Come fa un cieco a sentire quel braille lì, che è solo stampato? Come fa? Non lo so. Tu Frank lo sai? Tu Frank non capisci un cazzo. Per quanto riguarda l'angolo cinesate e tarocchi, invece, abbiamo un fantastico esemplare di Batman Spider-Man. Uno Spidey Batman. Comunque sia, è stato riciclato sicuramente il braccio di Spider-Man. Se non tutto lo stampo tranne la testa, questo non lo sapremo mai. Rimarrà un mistero. Ma questo Spider-Man, questo Batman, sbaglio pure, questo Batman ha dei problemi di personalità e non sa più chi è. Ma quanto è bello invece, quanto è bello! È bello! Quando scarichi quei widget nuovi per il telefono, stai lì a spippettare, poi ne scarichi uno che cerchi di dimensionarlo bene, ma piuttosto che spiegarlo lo guardiamo. Questa è la nostra schermata, prendiamo widget, spostiamo, ok, l'ora almeno funziona. Posso mettere l'orologio come mi pare, ma andiamo a prendere la data e il giorno. Ehi, aspetta, ehi, che stai facendo? Cioè, mi devi occupare tutto quello spazio per forza, ma che senso ha allora? A me è successo personalmente un problema simile, beh, disinstalla e basta. Sti programmatori di JavaScript che non sanno fare il loro lavoro, Cristo. Sezione foto mal posizionate, signori. Quante volte le affrontiamo? Quante volte, per pura casualità, o non si sa perché, delle foto messe vicino creano qualcosa di mostruoso? Come questo caso, Frank, metti la foto, grazie, abbiamo un saloon, parrucchiere o di bellezza o non so che cacchio sia, ma all'entrata, sulla porta, abbiamo un mostro, signori. In realtà non è una porta, ma è una vetrina e sono io che non capisco niente. Il bello è che quella affare sferico azzurro sembra il naso, anche se vedete bene. Evviva, basta. Cosa c'è di più importante invece del nome del vostro prodotto? Perché non fare concorrenza ai Chupa Chups e iniziare chiamandolo Starburst Sucks? Ovvero, i nostri Starburst fanno schifo, perché sucks è per il verbo, appunto, fa schifo, no? Quindi i nostri lecca lecca fanno schifo. O, se tradotto letteralmente, succhiano. I nostri lecca lecca succhiano. Quindi, come lo traduci, finisce male. Vogliamo invece parlare di questo magico, magnifico gonfiabile che puoi acquistare da portare al mare. Come potete vedere, abbiamo da un lato un lettino, dall'altro un altro, il centro, due piscinine. Praticamente questo è un gonfiabile epico che ti porti al mare e ci entri in non so quante persone. Ma il fato o la stupidità umana ha voluto che assomigliasse all'organo riproduttivo femminile. Non lo riconoscete? Aprite il libro di scienze e andate a vedere apparato genitale, no? E vedrete che ha proprio quella forma lì. Tutto qua.
Vi faccio vedere subito questa immagine. Frank, mettimela su. Non mettimela su, in quel senso, mettimela qui. Frank, zitto, o niente stipendio, ti pago a frustate quest'anno. Sì, perché lo pago all'anno, non al mese. Questo caricabatterie qui è di marca Juice, che vuol dire ebrei. Quindi è soltanto per ebrei o è semplicemente un'estrema mancanza di sensibilità? Prossima marca di smartphone che lancerò nel futuro saranno i cattolici. Per la sezione volevo scrivere una cosa, ma ficcarci qualcosa di carino è venuto fuori tutt'altro. Ecco a voi l'immagine di, sai, quelle cornicette che troviamo un po' all'IKEA, un po' dai cinesi o ovunque sia. Comunque sia. Qui c'è scritto, volevano scrivere home, è uscito scritto homo, e perché c'è stato quel cuore di troppo. A parte che ultimamente le spiego così troppo, così tanto queste immagini, che quasi che perdono di divertimento, perdono. Queste sono immagini che vanno viste tipo a bomba, no? Lo subito, boom, ha fatto ridere, e invece così lo rovino tutto o no? Non lo so. Allora, bagno per tutti i generi, quindi maschi, femmine, altro. Bagni per tutti i generi, però, attenzione, solo donne, solo uomini. Sono un po' confuso. Dove posso entrare? Dappertutto o da per niente? Niente. Vediamo qui invece una scritta messa dentro un bagno pubblico. Traduco immediatamente: per favore non mettere niente dentro questo water a meno che non sia stato mangiato prima. Aspetta, quindi se io mi pulisco con la carta lì, no? La devo mangiare prima di buttarla dentro? Ho capito quello che volevano dire, che prima mangi, ok, solo pupù. Però ciò vuol anche dire che qualunque cosa io mangi posso buttarlo lì. Ha senso? Sì. Sempre tra le mie preferite, invece, un altro errore grafico in cui per pura casualità ci troviamo scritto GAY e GAY. Abbiamo già trovato delle scale simili, signori. Allora, tecnicamente parlando, queste scale, ve lo dico da laureato in architettura, sono fatte per raggiungere altezze elevate in minor spazio possibile. Hanno un senso. Soltanto che, secondo me, rischiano di uccidere le persone che partono col piede sbagliato. Metti almeno, non so, un cartello con scritti "mi raccomando, prima il destro". Perché anche quando scendi, magari "mi raccomando, prima il sinistro". Perché se parti col piede sbagliato, è finita. Da 2 a 8 giocatori, dai 10 anni in su, ma soprattutto gioco che dura circa 15 minuti, ma attenzione, graficamente quello non vuol dire 15 minuti, quel pezzo di torta o di pizza tagliato lì indica almeno 20 minuti. Questo è semplicemente un errore da idioti. Prossimo. Ma se la tua casa, ristorante, quel che sia, sta prendendo fuoco e vivi precisamente qui, beh, ti inculi, perché l'idrante è stato sotterrato sotto un mare di cemento. Il caso ha voluto così. Il caso o l'errore umano, che è più probabile, perché l'essere umano è un po' stupido. Lo abbiamo già provato. Ma per chiudere, sempre con nomi ampiamente incoerenti, perché non compri le forchette che si chiamano letteralmente un tocco di colore? Forchette di plastica che si chiamano un tocco di colore ma non sono colorate. Lo so, non è chissà che errore epico, non farà chissà quanto ridere, ma allora perché mi sento che mi fa così male leggere tocco di colore e non vedere il colore? Non ci sono colori nella mia vita. Cosa devo fare per vedere il colore? Non c'è speranza, madre! Se vi è piaciuto questo video, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice. Oh, si è appena iscritta Chiara Fragassi. Mio Dio, sono sicuro che ti prenderanno un sacco in giro, purtroppo. Che cognome sfortunato. Mio Dio. Un'altra scelta discutibile proprio durante l'episodio, ma pensa te. Ma soprattutto non vi scordate che questo era Electric. Alla prossima, bella. Ciao!